Bene, gente, continuiamo con le mega carrozze su Need for Speed Payback. Partiamo col botto, andiamo a fare la missione storia, che di solito le missioni di storia sono sempre molto fighe e divertenti. Area di festa, praticamente tutti gli alleati, tutte le bande che abbiamo fronteggiato, che ci siamo fatti amici durante il corso di questa avventura, hanno deciso di fare una festa. Andiamo a vedere. Entriamo col botto, o almeno ci proviamo. Siamo pronti? Attenti là sotto! Niente. Un po' più di velocità. Vai! Merda! Ora ci divertiamo. Possiamo andare alla festa. Guarda qua. No, non mi gira da me. Ci penso io. Oh sì. È finita. La loggia controlla le fazioni e la polizia è nostra. Non correrai mai nel rush. Vattene finché puoi. Hai paura? Perché sai che soldi e potere non basteranno a fermarmi. Porrò fine a questa guerra, Morgan. Mi hai capito bene? Ad ogni costo. Ci vediamo alla partenza. Quindi? Nuova missione Brad, che c'è? disponibile. Ora che la festa è finita, dobbiamo pensare alla prossima mossa. Appena puoi, vieni all'aerodromo. Arrivo subito. Eccoci arrivati. Auto da fuga. No, un attimo, 2,99. Ah no, aspetta, ma noi avevamo la Lambo come auto da fuga, allora un attimo. Ah, però accedere al garage. Vabbè, dai, andiamo così, dai. No, perché devo comprarle. Dai, andiamo così. Dai, proviamoci. Jess. E 263. Questa qua. Jess ha identificato due auto del collezionista con tecnologia Killswitch. Dobbiamo decidere quale auto vogliamo rubare. Parliamo di due mostri placcati in oro. La prima è una Mercedes G63. No. L'ha portata a un casinò della loggia in città per il Fortune Valley Day. Prenderla non sarà facile. E l'altro obiettivo? Domani il collezionista spedirà la seconda auto Oh, in Giappone. queste Sarà in mostra al voglio. terminal VIP del Rift. Quel posto sarà inavvicinabile? Beh, quale ci prendiamo? Vogliamo far arrabbiare il collezionista, no? Io dico entrambe. Bene, Mac, proviamoci. Quindi? I fuochi d'artificio di Fortune Valley inizieranno a minuto. Non possiamo perderci. Saranno una distrazione perfetta. Dite un po', perché è Tyler a guidare il Mech Attack? Volevi guidare la Mercedes. Non puoi stare in tutti e due. Sì, lo so. È solo... Tyler, fai del male alla mia bimba e ti giuro... La tua bimba? Ma se ci hai speronato altre auto solo per divertimento. Ma è diverso. Bravo, siamo pronti con la sicurezza dell'auto. Sì, ho copiato il codice nella centralina Koenigsegg in un trasmettitore di sblocco che funziona con ogni auto dotata di modifiche Ah, compatibili. L'ho caricato sui che vostri brutto freno a mano. Parole povere? Oh, ma c'è il tempo. Oh, ma c'è C'è il un attimo. tempo. Non devo cazzeggiare. Jess, iniziano i fuochi. Di già! Mac, dicevi che c'era un sacco di tempo. È l'ultima volta che organizzi tu un lavoro. Il traffico non dipende da me, muoviti. Avete finito? Sono in posizione. Ah, ma ce la faccio, dai, ce la faccio. 500 metri. Jess, tocca a te. Reggiti a qualcosa. Salta sulla rampa.
Mamma mia. Ma questo è pazzo, potevo uccidere qualcuno con questo salto. Grande Mac. Vai bimba, vogliamo. Con l'auto ed è una vera furia. Rav, è meglio se ti prepari. Pronto, in attesa. Fregati, quella spara attirerà un sacco di attenzioni. Segnalando al casino carne vade. Questo gioiellino mi piace. Per me vale almeno 1000 volte la reghera. Scarta vetre robi a tutto l'oro per flaccarci il mega attack. Non nel mio garage. Ho un'officina di bus. Ah, fanculo. Sono concessa. Ragazzi, mi sa che qualcosa non va. È la gara fatta di quest'auto, non va. L'auto ha cominciato a fare bip bip. Segnalatore. Cerco di liberarmene. Niente, è ancora lì. Non rischiare, Jack. Vieni da me, voglierò io. C'è tempo. Provo ancora un po'. Niente! Ma i tempi li hai stabiliti tu? Sì, sì! Ultimo tentativo! Cavolo! Pensavo di avercela fatta! Vieni subito qui, vedremo un modo! Bravo, sto arrivando! Faranno qualche americanata incredibile per togliere quel segnalatore. Tipo che lui salta e qualcun altro li salta, mentre in aria li salta, li prende il segnalatore con l'auto. Io e Tai siamo alla seconda auto. Mo sto esagerando. Oh sì, fotti quest'auto. Prendi quest'auto, ruba quest'auto. In casa con quest'auto. Ciao bellezza. L'altra porta non la chiudi. Si vede da sola. Wow. Ma che cosa volete fare? Ma che cosa stai? Mezza polizia alle costole. Conosci il piano, gira la città e va. La Mercedes è sul rimorchio. Queste sono le auto. Queste sono le auto. Non ho fatto che saltare. Lo dicevo di non rischiare. Ma dannazione. Rav, sta facendo bip anche la mia. Come mi muovo? Vieni qui, ci penso io. Vediamo lì non appena mi sbarazzo degli spiegatori. Che regga qualche urto. Wow, spettacolo. Roba da pazzi, fuori strada il Lamborghini. Conosco qualcuno che sarebbe demontato dalle tue parole. Stammi lontano. Rino in arrivo, me l'hai dato un po' tardi. Merda. Miseria, hanno bloccato tutte le strade. Non pensarci, presto non sarà più un problema. Mac! Oh, vedrai. Che figa quest'auto, raga. Mamma mia, è stabilissima. Il Mac Attack 2. Mac colpisce ancora. Porca vacca. Grazie. Che americanata. Ah, quel furgone. Sfondiamo tutti. Dove sei? Provo a distrarmi. Rav, riesce a disattivare le bombe. Ragazzi, fatelo lavorare. Se vi ripeto un errore diretto, fa niente. 1 ad 35, aggiornamenti sulla posizione. Ah, ma il camion c'ha il NOS. Cerchiamo di disinnescare una bomba qui. Forse sei quello giallo. Sì, Mac, cerca di restare stabile, d'accordo? Sto facendo il possibile. Ho scelto il momento peggiore, accettare un lavoro. Veicolo in fuga, ha superato le nostre transenne. Direzione nord. Ehi, ricordi che mi dicevi di restare...
Belle proste sequenze, raga. Ehi, state bene? Davvero spettacolare. Tu che ne dici? Perché ti ho sentito? Perché? Vieni, Rob, ci divertiremo. Affronterò più poliziotti che posso. State fuori dai guai. State lontani dai guai, dici. Sparandosi da un camion pieno di... Ragazzi, porca vacca. Possiamo disinnescare le bombe. Dobbiamo lasciare le auto. Ok, richiamo... ragazzi, posti di blocco in vista. Pare che io sia il capolinea. Tu guida, io arrivo subito. Non vedo più il soggetto. Veicolo su. Carino, dai. Carine queste sequenze un po' filmate, un po'... Ah, cavolo, ti devo un favore. E lo riscuoto subito. Elimina qualche sbirro per me. Con piacere. Lasciamo la città e se non riuscite a togliere le bombe, mollate le auto. Pensiamo noi, Jess. Scusa, amico. Il veicolo è diretto a nord attraverso Silver Rock. A tutte le... Allora, notizie belle o brutte? Comincia con le brutte. Posso disinnescare le bombe? Ragazzi, mollate! Quelli li devo demolire perché sennò... Posso rimuoverle? Sei sicuro? Perché sennò mi spengono. Grazie. Non rispondere. Siamo fuori. Ehi, hey Mac, dovresti sentire un po' che di... Che figata. Uh-oh. No, vabbè, ma questi sono dei pazzi. Poliziotti risolto. Ma questi li danno l'ergastolo se li prendono, raga. Questi li danno l'ergastolo, li impiccano. Se in quello stato c'è la pena di morte. Aston Martin, tanta roba. Anche questa è bella. Qua iniziano ad esserci le macchinine interessanti. Chevrolet. Top. Porsche. Wow. Che auto. Queste ce le compriamo tutte. Tutte le compro. Allora, Rav, come sono quei kill switch? La classe G ha un kill switch, sì. Ma la Lambo, beh, qualcos'altro. Un sistema di guida autonoma. Intendo intelligenza artificiale o qualcosa di simile. I ricambi inoltre ricordano il design della tecnologia Koenigsegg. Ho visto roba simile solo nei laboratori della difesa. E per il kill switch? Puoi farci qualcosa? Ecco le buone notizie. Posso preparare delle contromisure. Ottimo. Speriamo in tempo per il rush. Ok. Nuova missione disponibile. Non scherza sulle auto robot, vero? Non credo, sai? Cavolo. Tyler, la revochiamo la politica del niente imbrogli? No, non mi importa cosa usano contro di noi, non è il nostro stile. Allora, incontro lo scommettitore. Vabbè, abbiamo l'auto di livello... Quanto è, scusate, eh? Corsa 280, la nostra auto è 360. Possiamo andare. Andiamo dallo scommettitore. Tyler. No, non derapa come la Lamborghini questa, eh? Restano solo tre fazioni a Flash, ma sarà dura scardinarle. Senti, sono impegnato. Non è vero. A dopo. Oh, sì! Vediamo lo scommettitore che dice. Hai davvero sollevato un vespaio, Tyler. La loggia è come impazzita. E sai che si fa quando l'avversario sta per cedere? Gli si prende tutto quello che ha. Tocca alle fazioni della loggia. Ok, quindi nuove fazioni. Hai detto bene. Ne rimangono tre. Il club del 1%, Gota del diamante e l'industria del rischio. Ma sarà una lotta dura. Navarro ha il pieno controllo su di loro. Ce la possiamo fare. Lo spero. Il rush dei banditi è vicino. Non mollare.
Ok, queste qua sono le nuove fazioni. Allora, vediamo. Allora, io prima di tutto andrei a fare un po' di shopping. Vorrei andare a vedere tutte le auto che ho sbloccato e eventualmente fare qualche acquisto. Andiamo qua. Usiamo anche il viaggio rapido, dai, tanto abbiamo fatto avanti e indietro per la mappa parecchio. La mappa è grande, però con la velocità di queste auto. Accediamo al rivenditore. Io ho il livello di 233. Questo qua è il top 320. Vediamo. Però giusto per cambiare anche, vediamo se troviamo qualche auto migliore. Non lo so, Lotus. Vediamo. Allora, raga, non compriamo niente, vi spiego il perché. Queste qua sono fighe. Queste qua sono fighe. Però sono di livello 251, la nostra auto è di 320. E poi, andando avanti, ho visto, vedete, qua, quante auto fighe ci sono ancora. C'è la Lamborghini, c'è l'Hurricane, c'è la Lamborghini Aventador, che è, anche questa qua è fighissima. Ci sono tante auto belle, anche questa mi piacerebbe comprare. Questa qua, livello 400, questa qua è fighissima. Quindi direi, guarda questo quanto costa. Costa tantissimo. Io direi, quindi aspettiamo. E le corse ce le facciamo con quest'auto qua. I soldi ce li teniamo per le altre gare. Ok? Che abbiamo macchine molto meno performanti. E voilà. No, che auto che hanno La queste? conoscete? La adorate? È Natalia Nova! Insieme a lei, come sempre, il meglio del meglio, il club dell'1%. Oddio, sei tu. Nova, ci conosciamo. Ah, no. Non vorrei mai essere vista accanto a quello schifo di auto. Puoi dirlo in modo più educato. Dovrei essere educata con le nullità che vogliono rovinarmi la festa? Ah, ma ti stavo aspettando. Tu e la tua stupida banda. E per te sono Supernova. Vabbè, una buffona, bisogna dargli una bastonata. Non farti colpire altri veicoli e vinci la corsa. Tissi 3000? Dimostra a questo tizio che è feccia. Spero corra meglio di come sceglie i nomi. 4,5 TP3000. follower le danno ragione. Ma altri veicoli. Cioè, fallito. Ha colpito loro. Pensavo che loro di poterli colpire, sinceramente. Oh. No! Questa non è la mia giornata. Raga, qua sono partito male, vediamo di recuperare. Mangia la mia polvere. Vabbè, qua. Oh, TP3000, levati dai coglioni. Dormendo o cosa? Aia. Ma qua la cosa difficile era non colpire gli altri veicoli. Vabbè, dai. Fa niente, facciamocela come viene questa.
Forza, ancora un po', ormai ci sono quasi. Veloce comunque la skyline. Porca vacca. Easy, qua la cosa difficile era non colpire altri veicoli. Solo che io altri veicoli intendevo, pensavo fosse un discorso di altri veicoli che non partecipano alla gara. Però vabbè, non fa niente. Accelerazione, potenza di freni, risposta dei freni, non lo so. Inviamola al garage, questa qua però è di livello alto, sta qua potremmo montarcela su più che volentieri su un'altra auto. Va bene, vediamo la prossima. Ok. Non stavo guardando. Okay. Il mio problema è che non ne posso più di essere circondata da dei cialtroni che vogliono giocare agli eroi pensando di essere speciali. Prima c'è stato quel gaio, come si chiama, e adesso ci sei tu. Ma senti chi parla. Siete storia antica e questo non mi va giù. Tutto qui. Sai che per poter arrivare a Rush dei bandini devi farlo. E io ti giuro che farò di tutto per non farti avvicinare a quella. 3.36, 3.20, ma ci avviciniamo, eh. Resto in volo per un'ora di 5 secondi e vinci la corsa. Proviamo. Goditi la vista della città finché puoi, nullità. A me sarà molto molto figa. Qua sono passato a prendere un catorcio per l'auto. E... ha un tracciato che è figo. Ah, non devo mollare. Lì devo prendermi il salto però. Lì devo prendermi il salto. Questo. No, troppo veloce sono andato, dai. Ma dimmi che non devo usare il nostro su quel salto. Angelina, devo tirare spalle, va. Mamma mia. Stavo per prendere... Ah, ma il tempo in volo in totale! Guarda, primo posto! Tempo di volo in questo salto. Andiamo di qua, va! No! No, 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 no! No, dai, ho perso così, non ci voglio credere. Riproviamoci raga, tanto questa qua è abbastanza veloce. Cioè è anche semplice come gara, devo dire la verità. Adesso è ora di vincere. Non è affatto difficile. Ma vaffanculo, ma dai. Vai, Tyler. 3 secondi, va troppo veloce. Cioè, devo proprio rallentare quando faccio quel salto. Ma quanto devo andare piano? Vado di freno?
Ma dai, ancora 0,4 secondi. E comunque mi fa perdere posizione quel fare quel volo di merda. Cazzate fino ad ora, non posso farle adesso. Lei ce l'ho dietro. A questo punto non manca. Via. Dai, questo qua era proprio facile facile. Bel panorama dal primo posto. Buono. Tempo di volo, atterraggio. Sì, mettiamo il nitro. Direi decisamente sì. Ok, prossima gara. Bravo, hai vinto una corsa. Non mi sembra che tu sia molto felice. Non è andata come avrebbe dovuto e questo è un vero peccato. Ok, stavolta non ci siamo sbarazzati. La prossima gara, puoi venire? C'è qualcosa in ballo. Ho battuto di nuovo la banda di Natalia e le ho sentito dire non è andato come avrebbe dovuto. Che vuol dire? Non lo so, ma poi ha aggiunto che la loggia aveva investito in qualche modo in queste corse. Jess, che cosa sta succedendo? Abbiamo dell'equipaggiamento della loggia. Sto cercando di capire cosa sia, ma forse c'entra qualcosa. Sentiamo chi sente. Pilota nomade in zona. Allora, centrale nucleare. Oh. Ok, questa qua è la prima gara che effettivamente ha un livello superiore al livello della mia auto. 300 km orari. È tanto, eh? Però ci possiamo provare. Stai scherzando? Oh, a me piacciono queste gare qua, mi piacciono. Corsa contro il tempo, semplice. Senza tanti fronzoli. Pigiare sull'acceleratore. Sgasare. Provare a fare una gara pulita. Evitare le auto. Non staccare mai il piede dall'acceleratore. Comunque devo dire raga che penso di starlo giocando molto bene. La maggior parte delle gare che faccio sono tutte ecco, mi sono messo a parlare, ho fatto la prima minchiata. Sono tutte fatte per la prima volta, quindi a parte qualche piccolo errore comunque nel complesso non sta andando male, eh?
Poi è difficile chiacchierare, giocare, insomma. Per quello a volte mi ammutolisco un attimo, ma che entro in mood concentrazione totale. Presto. Mo' tardi. Beh, abbiamo mezza salvata. Aia. Tienila, tienila, recupera. Qua non sapevo bene come andava la curva. Sto spingendo come un drago comunque, eh. Ho fatto giusto qualche piccolo inciampo, ma nel complesso sono soddisfatto anche di questa gara. Appunto, considerato che è la prima volta che la faccio. Dai, non male, dai. Eccomi. Ora inizia la Va bene. Allora, se parte subito la corsa, la facciamo. Se no ci salutiamo. Vediamo. Speed card. Boh, andiamo al centrale. Velocità. Livello 14, 13, montiamo. Arriva a destinazione. La città è arrivata a salvarci, grazie al cielo. Non faremo mai partire per te comunque. Il fatto è che vogliamo. Vedere che conta è quella che mangerai tu. Oh, sembra che alla nullità piacciono i pesci. Vabbè, raga. Direi che ci possiamo anche salutare qua, però, comunque. Pianto non è partita subito, la facciamo nella prossima. Nel prossimo game. A parte che sei veloce, veloce, dai. Facciamocela, dai, così poi chiudiamo anche. Facciamola, dai. Tanto una garetta, cosa durerà 2 minuti. Non colpire altri veicoli, vinci la corsa. Questa io ci provo, però. Difficile. Allora, non hai niente da dirmi, Natalia? Niente che non abbia già detto in video. Tu e la tua banda fate bene alle visualizzazioni. Grazie. Sono al primo posto, però. Se tengo la prima posizione, forse posso evitare di colpire i veicoli. Piuttosto andiamo a sbattere. Ma andiamo a sbattere, ma i veicoli li evitiamo. No, mamma mia, come gli ho fatto il pelo a questo. Evita. Siamo attenti con il nostro qua, che vedo parecchi veicoli nei paraggi. Qua sopra la curva. Ma mi sono buttato per evitarlo, perché sennò. Tanto lo so che. Mamma mia, quel camion.
come stavo per inchiappettarlo male. Qua ci stavamo a avere il nostro pieno. Era una bella spintarella. Ancora un giro e poi avrete perso tutti quanti. Ma come un giro? Madonna, ancora un giro intero di... Madonna. No, si può fare, però... Tutto dipende dai veicoli come vengono, si posizionano. Toccato. Porca vacca. Vabbè, sti cazzi. Spingiamo a sto punto. Rivertiamoci. Cavoli, ho fatto un giro pulito. Non avevo toccato nessuno, ero super concentrato. Ah, sta andando bene. Adesso posso fare un pochino più lo sbruffone. Teniamoci il NOS anche per la parte finale, che c'è un bel referinio. Possiamo sgasare bene senza troppi problemi. Mi ricordo se è qua. Qua. Gli aerei che partono, ma sì, due aerei che decollano insieme, non è un po' pericoloso per l'aviazione fare queste cose? Ma dov'è? Dov'era? C'era un rettilineo incredibile. Ah, forse era questo qua che continuava con l'altro giro. Peccato, raga, ho fatto una collisione. Velocità, ma mi toglie tantissimo la capacità nitro. Cavalli, velocità massima, dai, montiamola. Insomma, mi sono pentito. No, forse non devo montarla. Vabbè, va bene, dai, sentiamo che ha da dire la tizia. Faccio un'altra gara. 360 difficoltà questa. Spero che i fan del tuo club 1% abbiano visto. Non sono interessati a vedere una novità che sfida i miei piloti peggiori. Però sai chi stava guardando? Una certa Lina Navarro. Tu come lo sai? Beh, diciamo che la loggia ha investito in questa corsa. Comunque, sorridi alle telecamere, perché sono sempre accese. Alla prossima corsa. Va bene, raga, ci vediamo al prossimo video. Io spero che questo vi sia piaciuto. Se vi è supportato il canale, fa sempre strapiacere. Un bel mi piace, un'iscrizione. E bella, alla prossima. Ciao.